come coccolare un gatto. Ami coccolare il tuo gatto, ma non sei sicuro che anche per il tuo amico felino sia lo stesso? In questo video ti spiegheremo come coccolare correttamente il tuo gatto, in modo che il momento delle coccole diventi per entrambi molto speciale. Prima di iniziare però, ti invito a iscriverti al nostro canale Animal Advisor. In questo modo potrai sempre rimanere aggiornato su nuovi video sulla gestione degli animali che pubblicheremo ogni settimana. Grazie! Premessa. Molte persone pensano che i gatti siano animali piuttosto distaccati e indipendenti. In realtà sono creature molto socievoli e affettuose. In genere, se sviluppano un'avversione per le coccole, è perché i loro proprietari di solito non li accarezzano correttamente. Che tu ci creda o no, infatti, c'è un modo giusto e uno sbagliato per coccolare un gatto, e molte persone non ne conoscono la differenza. Che tu sia un nuovo proprietario alla ricerca delle risposte su come prenderti cura del tuo nuovo amico o un amante di gatti di lunga data che desidera migliorare il suo rapporto con i gatti, ti consigliamo di continuare a guardare questo video. Come coccolare un gatto. Per coccolare nel migliore dei modi il tuo gatto, è essenziale lasciargli innanzitutto la possibilità di prendere lui l'iniziativa. A causa della nostra natura tattile e dell'amore per il nostro gatto, questo approccio potrebbe non venire spontaneo a molti di noi. Ma sicuramente questo modo di agire ripagherà, poiché la ricerca dimostra che normalmente le interazioni con i gatti durano più a lungo quando è il gatto, piuttosto che la persona, a prendere l'iniziativa. Inizia con calma. Per iniziare, devi semplicemente avvicinarti al gatto o lasciare che sia lui che si avvicini a te. Se inizi direttamente ad accarezzarlo, potrebbe sentirsi minacciato e reagire. Quindi ti consigliamo di procedere con calma e lasciare che sia il gatto a prendere l'iniziativa. Se il gatto si struscia sulle tue gambe inarcando la schiena, significa che vuole essere coccolato. Quando invece si acciambella sulle tue gambe, non è detto che voglia le coccole, magari vuole solo stare lì a dormire. In questo caso, o se sei stato tu ad avvicinarti, allunga le dita verso il suo naso, in modo che possa annusarti bene e capire che non sei una minaccia. Se il gatto a questo punto si avvicina a te, strusciandosi o spingendoti leggermente la mano col muso, significa che vuole essere coccolato. Dove piacciono le coccole ai gatti? In generale, i punti migliori dove coccolare un gatto sono le zone in cui si trovano le ghiandole odorifere, intorno al musetto, tra le orecchie, alla base delle orecchie, sulle guance e sotto il mento. Se allunghi la mano e il gatto la spinge o la sfrega leggermente con la testa o con la guancia, significa che sta depositando il suo odore su di te. È un modo per segnare il territorio, ma anche per mostrare affetto. Puoi toccare il gatto in tutti questi punti facendogli dei grattini oppure dandogli delle carezze leggere e delicate. Ai gatti può anche piacere una leggera pressione sulla schiena, senza però andare oltre, sulla coda. Le carezze devono inoltre sempre seguire il senso del pelo, mai essere contropelo per non risultare fastidiose anziché piacevoli. Considera anche quanta pressione stai mettendo nelle tue carezze. Una carezza pesante, infatti, non risulterà piacevole come una carezza dal tocco leggero e calmo. Dove non toccare i gatti? I gatti non amano essere toccati sulla coda, sulla pancia e sulle zampe. La pancia è il punto più vulnerabile di un animale, perché è dove si trovano tutti gli organi vitali, quindi il gatto, quando viene toccato in quel punto, normalmente si irrigidisce e cerca di difendersi. I gatti, inoltre, non amano le carezze contropelo o eccessivamente decise e veloci, così come le pacche o i colpetti. Ai gatti piacciono i baci?
Ad alcuni gatti che sono abituati i baci piacciono, ad altri invece che non sono molto propensi al contatto fisico piacciono un po' meno. Ai gatti piace essere presi in braccio o abbracciati? Normalmente ai gatti non piace essere presi in braccio o abbracciati, perché sono entrambe situazioni in cui il gatto si sente più vulnerabile. Se viene preso in braccio, non amerà infatti essere con le zampe sollevate da terra, perché risulterà più difficile scappare se si sente in pericolo. Con l'abbraccio invece, che non fa parte dell'esternazione di affetto dei gatti, finirai solo col farlo sentire bloccato e, come reazione, è molto facile che il gatto cerchi di divincolarsi. Tuttavia, se il gatto viene abituato fin da piccolo a essere preso in braccio delicatamente e correttamente, senza fargli male, non ci saranno problemi a prenderlo in braccio. Gli abbracci invece sono sempre da evitare, meglio lasciare sempre una via di fuga al gatto se non vuole interagire con noi. Perché il gatto si lecca dopo le carezze? I gatti possono leccarsi subito dopo averli accarezzati per eliminare il tuo odore e uniformare il loro odore. Ciò succede in particolare se l'interazione col gatto è stata un po' forzata. Normalmente però questo comportamento non si nota se il gatto viene accarezzato correttamente e in seguito a una sua richiesta. Poste da parte del gatto. È importante prestare attenzione al comportamento e alla postura del gatto durante le interazioni per assicurarsi che sia o meno a suo agio. Ecco i segnali che dimostrano che il gatto è felice quando lo tocchiamo. Tiene la coda in posizione verticale e sceglie di iniziare il contatto. Fa le fusa e impasta con le zampe anteriori. Agita delicatamente la coda da un lato all'altro mentre è sollevata. Mostra una postura e un'espressione del viso rilassate, orecchie dritte e in avanti. Ti richiama con una leggera spinta se ti fermi mentre lo accarezzi. Invece i segnali che dimostrano che il gatto è teso e a disagio interagendo con noi. Si sposta o gira la testa lontano da te. Rimane rigido e passivo, senza fare le fusa né impastare. Si lecca brevemente e rapidamente come quando si pulisce. Sbatte le palpebre, scuote la testa o il corpo o si lecca il naso. Muove e sbatte velocemente la coda tenuta bassa. Increspa la pelle della schiena, le orecchie si appiattiscono ai lati e ruotano all'indietro, gira bruscamente e improvvisamente la testa per afferrare te o la tua mano. Morde, ringhia o graffia la mano con la zampa. Se il tuo gatto ti morde o ti graffia, ferma la mano e poi allontanala lentamente. Se invece ti morde e non vuole lasciarti andare, spingi la mano e il braccio verso il gatto per fare in modo che ti lasci. Se ti allontani dal morso, infatti, lo stimoli solo a mordere ancora di più. Perché i gatti amano le coccole? Ai gatti piace essere accarezzati perché una carezza amichevole sulla testa, sulle guance o sul mento potrebbe ricordare loro la routine di pulizia, quando si leccano la parte posteriore delle zampe e si strofinano la testa. Questi comportamenti mostrano che lo sfregamento della testa ha un duplice scopo per i felini: segnare il territorio ed esprimere affetto. Perché il gatto non vuole le coccole? Uno studio pubblicato sul Journal of Physiology and Behavior rivela che i gatti, che sono riluttanti ad essere coccolati, potrebbero provare stress quando i proprietari li toccano. Ciò è dovuto al modo non corretto in cui abitualmente i proprietari toccano il gatto. Se i gatti quindi vengono coccolati nel giusto modo, dovrebbero sempre apprezzare le carezze. In alcuni casi si tratta magari di gatti selvatici che non sono mai stati socializzati con le persone e quindi non abituati al contatto umano. In questo caso è comunque possibile abituare un gatto molto gradualmente a essere coccolato. Bisogna però armarsi di tanta pazienza e fare sempre attenzione a coccolarlo nel modo giusto.
conclusione. Farai a coccolare il tuo gatto come ti abbiamo spiegato, ti accorgerai che il tuo amico felino cercherà sempre di più le tue carezze e potrete godervi tanti dolci momenti insieme. Grazie per aver guardato questo video. Speriamo ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Se ti fa piacere, scrivicelo nei commenti e iscriviti al nostro canale Animal Advisor per rimanere sempre aggiornato su nuovi video sugli animali che pubblicheremo tutte le settimane. A presto!